Allora, all'interno abbiamo due letti a castello in coda. Il bagno, una dinette grande con posto matrimoniale praticamente. Questa è la cucina, questa l'ho sostituita io, ci ho messo una più moderna. Stufa canalizzata, questo ripiano pure ce l'ho messo io. Poi abbiamo un sacco di scompartimenti abbastanza simpatici, tutte luci di cortesia a ogni punto vicino ai letti. Poi abbiamo un bel mobiletto comodo per mettere tutto. Questo è il quadretto che ho montato io per gestire un po', per separare l'impianto, altrimenti era tutto diretto praticamente. Al serbatoio dell'acqua ho aggiunto il galleggiante, ho messo giusto un voltometro per vedere più o meno la carica della batteria. E qua ho separato il impianto elettrico, pompa acqua, poi ho lasciato qualche altra cosa per aggiungere in seconda modalità. Qua vabbè, il frigorifero trivalente, l'accensione del V10 che ho messo qua sotto. Poi qua abbiamo il serbatoio, acqua con il galleggiante che ho installato io. La pompa l'ho sostituita, ho levato la pompetta, la classica pompetta, e ci ho messo una pompa autoclava, quelle più moderne. Questo è una chiavetta a tre vie praticamente, può stare chiusa, può stare aperta e mandare l'acqua diretta ai servizi, oppure girare e riempire il serbatoio, quel discorso che dicevo prima di quel tubo che sta nel vano bombole. Qua ho messo un sacco a batterie. Poi l'impianto elettrico, ho sostituito il trasformatore 220-12 con questo inverter. Praticamente questo è un inverter dell'EasyCool che mi fa sia da caricabatterie che da inverter, in modo che quando sto collegato alla 220 mi va a fare da caricabatterie, quando non sto collegato alla 220, se lo attivo, siccome è collegata all'impianto 220, mi dà la 220 alle prese. La stufa è canalizzata e si attiva da là. Ho aggiunto qualche presa USB giusto per caricare qualche telefono la notte. Ho messo qualche luce a LED per risparmio energetico. Poi una cosa bella che non ho mai visto altre roulotte è che c'ha dei tubicini tipo quello che sta là dietro, che praticamente è per riscaldare anche nei mobili, non solo la canalizzazione sta fuori esterna, boh, classica, ma mi va a riscaldare anche nei vani, in modo che se uno c'ha qualcosa là dentro si riscalda anche là. Tipo qua dove sta il serbatoio il tubo non è rotto, è stato tagliato apposta in modo che mi mantiene caldo anche questa zona. Non l'ho rotto io, l'ha fatto stesso l'Arca negli anni 80. Poi che ci abbiamo? Vabbè, qua ho separato l'impianto, ho messo dei salvavita, dei fusibili, ho un po' sistemato l'impianto elettrico. Prima c'era solamente un caricabatteria, trasformatore 220-12 volt. Poi azioniamo batteria così, c'è il quadretto elettrico. Qua abbiamo le luci, quando accendo qua mi dà la 12 praticamente alle luci, dove posso accendere tutto quello che voglio, mi dà corrente praticamente a tutta la... Adesso è alimentata a 12 volt la roulotte, non sono collegato, c'ho la batteria. Qua c'è il voltometro, poi se accendo la pompa mi dice anche